Ciao ragazzi, di nuovo nel video, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi un video molto breve perché ho visto sui miei social e tutti i giorni sento dire quale obiettivo voglio com devo comprare, quale obiettivo mi ci vuole, quale obiettivo mi serve, eccetera, eccetera. Quindi volevo fare questo video secondo la mia esperienza per darvi, diciamo, qualche consiglio, qualche direttiva su come usare e comprare i, diciamo, le lenti. Allora, diciamo che non c'è un obiettivo specifico che si usa. Voi dovete scegliere un obiettivo secondo, diciamo, le vostre esigenze, cioè dipende anche che foto voi fate, se fate foto paesaggistiche, se fate fotoritratto, se fate foto di still life, eccetera, eccetera. Quindi non c'è un obiettivo diretto o specifico, nel senso che uno può subito capire quale obiettivo mi ci vuole. Allora, l'unica cosa che vi posso dire, secondo la mia esperienza fotografica, voi dovete provare un obiettivo, cioè è quello che io vi consiglio in questo caso, no? Perché tutti i giorni questa domanda la vedo spesso nei miei social. Voi, diciamo, usate e prendete per un mese, 2 mesi, un obiettivo, solo quello. Prendete, se avete un 50 mm, se avete un 80 mm, se avete un 24 mm, eccetera, eccetera. Quello che voi avete a vostra disposizione lo prendete e usate solo ed esclusivamente quel tipo di obiettivo. Così potete capire se quel obiettivo vi si addice a voi oppure no. Perché dico questo? Se io uso 5-6 obiettivi, non posso mai capire qual è quello che mi servirebbe, diciamo, di più. Quindi, ora io vi porto il mio, diciamo, un paragone, che paragone fra virgolette, perché io quando faccio foto paesaggistiche l'ho fatti anche con il 70-200, come l'ho scattato con 50 mm, con grandangolare, no? Perché di solito quando si fa un paesaggio ci vuole un grandangolare, in modo che, diciamo, la foto, facciamo lo scatto ed è molto più ampio. Però io l'ho anche, diciamo, fotografati con un 70-200, che è un teleobiettivo. Quindi, se voi avete un 50 mm oppure un 80 mm, che è ancora meglio, le lenti fisse, cercate di provare questo tipo di lente, oppure me lo fate anche prestare, no? E vedete se quella lente è veramente quella che a voi vi soddisfa di più. Solo così potete capire se quel tipo di lente è per voi oppure no. Naturalmente, se fate fotoritratto, se avete una lente fissa è meglio, se è un 50 mm o un 80 mm, che è quella proprio che si avvicina più a fotoritratto, no? Per fare anche lo sfocato, eccetera, eccetera. Quindi, in quel caso, voi capite se quella lente è veramente, dice a me, mi ci vuole questa. Oppure, se avete un 50 mm, usate solo un 50 mm, in modo che dovete capire la differenza se avete a disposizione altri tipi di obiettivi. Solo così potete arrivare a una conclusione di capire: sì, a me mi ci vuole questo tipo di obiettivo e quest'altro lo uso se ne ho bisogno. Se non ce l'avete, magari ve lo fate prestare da un vostro amico e vi scambiate gli obiettivi per un mese, 2 mesi, e così cercate, diciamo, di entrare e capire l'obiettivo che vi si avvicina alle vostre esigenze. Io vi ripeto, io ho diversi obiettivi: c'ho un 70-200, c'ho un 17-50, c'ho un 50 mm, c'ho un 24 mm, ma la maggior parte, quando, diciamo, faccio le mie uscite fotografiche, io mi porto di solito un 50 mm, un 70-200 e un 24 mm. Con questi tre, diciamo, obiettivi riesco a fare il 90% delle mie foto.
Però nel percorso della fotografia che io ho fatto, nella mia esperienza, quando diciamo esco per un paio d'ore, di solito metto il mio 70-200 e riesco a fare il 70, diciamo, per cento, l'80% delle mie fotografie. Questo perché? Perché io ho avuto il modo di farmelo prestare, l'ho provato questo 70-200 e ho visto che veramente è un obiettivo che mi serviva, perché invece di portarmi 3-4 obiettivi, io con un solo obiettivo faccio, diciamo, quelle 2 ore, 3 ore di uscita solo con obiettivo, e non porto, diciamo, dietro nello zaino tanto peso. Se invece vado a fare un'uscita fotografica di una giornata o di un giorno e mezzo, a volte che faccio la notte e anche il giorno, allora mi porto diversi obiettivi, ma quelli che uso di più sono quelli 70-200, i 50 mm, diciamo, e il 24 mm. Quindi, se voi non capite qual è l'obiettivo che, diciamo, vi soddisfa di più, non potete mai, diciamo, capire le vostre esigenze fotografiche. Come si fa a capire? Avendo, oppure uno se lo fa prestare per un mese, 2 mesi, e vedi se quell'obiettivo è veramente un obiettivo che ti soddisfa molto di più. Quindi, perché poi quando si fanno uscite fotografiche, avere tanto peso dietro non è neanche tanto comodo, perché o si sale o si scende, a volte ci sono anche, diciamo, delle stradine un po' scomode, pietre, quindi più leggeri si cammina e meglio è. Specialmente quando poi siamo nell'estate che è caldo, quindi avere questo zaino molto peso dietro, diciamo, facciamo anche fatica a camminare. Allora, volevo fare questo video perché mi sento dire tutti i giorni nei miei social: non capisco qual è la lente che mi serve, ho comprato questo ma non so se mi ci voleva, quest'altro forse lo voglio rivendere perché non è. Allora, prima di vendere gli obiettivi dovete essere sicuri che quell'obiettivo non vi ci vuole. Potete capire quale obiettivo è secondo le vostre esigenze solo provando un obiettivo. Se vi appoggiate magari al vostro fotografo di fiducia oppure un negozio di fiducia dove voi comprate la roba, loro ce l'hanno, ve lo prestino o ve l'affittano per un mese, 2 mesi, così capite se quell'obiettivo è adatto per la vostra, diciamo, per le vostre fotografie, per le vostre esigenze, per i modi come voi scattate le foto e cosa scattate, perché se parliamo di, se facciamo foto paesaggistiche, ci vuole un grandangolare, anche se io, mi ripeto, scatto anche con il 70-200, però la regola è un grandangolare. Quindi di solito, se tu hai un 50 mm, puoi fare benissimo delle foto paesaggistiche e ti vengono a modo, cioè senza problemi. Se c'hai un 24 mm, è normale che è ancora meglio. Anche qui poi c'è un altro discorso: se c'hai una PSC, un 50 mm con il fatto di crop ti diventa un 68, un 70 mm. Se c'hai un 30 mm ti diventa un 45 mm. Quindi tenete conto anche di questo, che è molto importante nelle foto, il fatto di crop. Se avete una macchina, una forfait, non c'è problema, perché se è un 50 mm è un 50 mm. Quindi l'obiettivo, diciamo, che potete scegliere è solamente in questo modo: usandolo, prendetelo in prestito o in affitto e capite se quell'obiettivo è adatto per le vostre esigenze. A quel punto, se vi soddisfa, dice questo è il mio obiettivo che mi serve, a quel punto allora io ti dico di comprarlo, perché hai avuto la tua esperienza in questi mesi, hai visto e notato che quel tipo di obiettivo ti dà
soddisfazione che tu cercavi, e quindi a quel punto non ti resta solo che comprarlo. Il resto, se c'ha uno, ma anche degli obiettivi, non occorre vendere perché possono sempre servire, però qui diciamo che la domanda era diversa perché quello non capiva quale obiettivo gli ci voleva, io non so scegliere l'obiettivo, eccetera, eccetera. Anche se avevo già fatto, diciamo, un video su questo discorso qua, lo troverete, diciamo, all'interno del mio canale. Quindi questo è quello che io vi posso dire secondo la mia esperienza fotografica. Prendetelo in affitto, lo provate e poi da lì vedete se quel tipo di obiettivo è adatto, oppure ne provate anche due e vedete la differenza. Però se già con un obiettivo vi soddisfa e diciamo le vostre esigenze fotografiche, allora a quel punto io ti consiglio di non provarne altre, perché sennò dopo vai in confusione. Prendi e lo compri e così hai risolto il tuo problema. Volevo fare questo video stamattina perché appunto nei miei social, essendo sempre questi discorsi, e ho comprato un obiettivo non è adatto, allora volevo fare questo video per, diciamo, farvi capire come scegliere un obiettivo per le vostre esigenze. Ok, ragazzi, io fermo qui questo video, un video molto breve e nulla. Mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Da Dino Foto e Video, ciao!